E che c***o. Amici di Outbreak Channel, ben ritrovati. Oggi torniamo sull'argomento ricarica domestica per vedere e valutare e scovare anche i trucchetti per far funzionare al meglio le soluzioni alle fasi più tediose che ammorbano la ricarica casalinga delle nostre munizioni. Perché? Perché è un'attività molto ripetitiva che in certi frangenti e in certi passaggi può in qualche modo essere semplificata. Oggi, per vedere questo, ci occuperemo della parte relativa al dispenser di inneschi, quindi all'erogatore che fornisce gli inneschi sul piatto della nostra pressa e che ogni 100 colpi va rifornito. È infatti incredibile come, sviluppando la nostra attrezzatura, via via dei problemi che inizialmente sembravano trascurabili acquistano vigore, perché all'inizio la cosa più difficile è quella di gestire sostanzialmente l'immissione dei bossoli, delle palle, il controllo dell'erogazione della polvere, cose che a mano che si progredisce, spesso, come nel mio caso e nel caso di moltissimi ricaricatori che sviluppano la loro passione nel tempo, queste funzioni vengono a essere molto spesso alimentate e automatizzate dai cestelli erogatori per i bossoli e quindi anche i meccanismi di inserimento sul piatto, e i cestelli che corrispettivamente erogano le palle e che poi le posizionano grazie agli appositi dice sui colletti per arrivare in chiusura. Quindi la pressa di fatto fa quasi ogni operazione per proprio conto, ci resta solo da riempire i secchielli e riempire anche, come dicevamo, i tubetti in cui sono racchiusi i vari inneschi. L'alimentazione del sistema metti innesco è sempre più spesso devoluta a quelli che sono i serbatoi tubolari che vanno a interagire con dei cassettini di inserimento. È un sistema che adotta per esempio la Hornady come la Dillon, ma moltissime altre presse, anche più economiche, come le semi-progressive e le progressive della Lee, hanno degli upgrade in questa direzione, cioè esistono dei sistemi di aggiornamento della parte di inserimento innesco, che è quella forse più cruciale, più problematica su questo tipo di macchine quasi completamente automatizzate, e quindi anche quelle soluzioni di casa vengono superate verso questo tipo di sistema che si è dimostrato tra i più efficienti. Ogni 100 colpi però questi tubetti esauriscono quella che è la loro capienza e vanno rimpinguati. Quindi, se prima mettere i bossoli e le palle era l'attività che più ci assorbiva, e riempire questi tubetti grazie agli appositi inserti in materiale plastico era forse la cosa più semplice da gestire, quando tutto il resto è automatizzato, questa diventa la fase più noiosa, tediosa. Perché? Perché si perdono dei minuti. E in effetti il tempo che occorre per riempire uno di questi tubi, andando a una velocità normale che permette questo sistema, è di all'incirca un paio di minuti. Pensate che nello stesso tempo, quando si ricarica, si riescono a chiudere tranquillamente almeno 20-25 cartucce complete, sempre se si ha ovviamente a disposizione una pressa altamente automatizzata. Ma al di là del semplice dato temporale, è proprio un'attività un po'
noiosa, brigosa, come si dice, e come potete vedere si espone anche al rischio di far cadere degli inneschi per terra e comunque francamente non dà assolutamente nessuna soddisfazione. È proprio per ovviare a questo problema che si sono pensati diversi sistemi per velocizzare e rendere più sicura e piacevole anche questa fase. Tenete presente che quando si adopera una pressa molto automatizzata e soprattutto consistente nella sua produzione, insorgono dei problemi che non conosce chi utilizza delle presse economiche che magari sono poco accessoriate, e uno di questi è quello del controllo del livello polvere, perché la polvere scende talmente rapidamente in virtù di quanto rapidamente si ricaricano i colpi che si può rischiare di trovarsi col serbatoio del dosapolvere in prossimità della fine senza rendersene nemmeno conto, con rischio quindi di chiudere qualche bossolo senza averlo correttamente riempito di propellente. Per ovviare a questo tipo di attività, che rimane un'attività molto manuale, esistono in commercio alcuni accessori elettromeccanici, anche questi che non costano un'esagerazione, e tra questi mi sono procurato il Prima Fill della Double Alpha, che Prima Fill Primer appunto è il nostro innesco, Fill riempire. Gioca con questo accostamento di parole per definire soprattutto quello che è la sua funzionalità, e quando lo andiamo a vedere altro non è che un tappetino di quelli tutti rigati, mille righe, che aiutano a far ribaltare in maniera corretta i nostri inneschi, e ha due fuoriuscite per inneschi small e per inneschi large, e ci sta questo piccolo affarino, vedete, di metallo che si attacca a un magnete che è posto alla fine in prossimità del corridoio d'uscita, bloccandolo, e quindi se lo metto da una parte lascio aperto quello che è il foro largo di large rifle. Prendiamo il tubetto large rifle o large pistol, e dall'altro lato invece quello degli small, vedete, sono leggerissimamente diversi come dimensione, e uno becca i large primers e uno gli small. Il funzionamento è ultra semplice e intuitivo. Seleziono quella che è la dimensione degli inneschi che devo andare a utilizzare e in quello aperto infilo il mio tubetto, che rimane fermo con questo piccolo sistema a molla che lo trattiene, e azionando un pulsantino il motorino comincia a guidare tutti gli inneschi nella direzione del tubetto. Detta così potrebbe finire la recensione, perché il sistema è quello. Adesso vi farei vedere come funziona e finirebbe lì. Non è così semplice, perché quando l'ho preso molto speranzoso che risolvesse ogni problema, mi sono trovato a interfacciarmi con un attrezzo che non funzionava perfettamente. Aziona un motorino che ha una bielletta non equilibrata e fa vibrare il tutto, e questo muove i nostri inneschi sul piatto. Ma non posso utilizzare
il mio tubetto come standard, perché questo acchiappa inneschi plastico è leggermente più stretto dell'innesco proprio per trattenerlo e non lo fa passare dal tubetto, dal pozzo in cui precipita. Quindi lo dovrei levare, ma non basta. Eh sì, perché semplicemente levando la chiappa innesco, cosa accade? All'interno del nostro tubetto avremo una sorta di gradino che può far ribaltare l'innesco inserito, entrato all'interno del pozzo, e quindi poi rimane capovolto e lo vado a mettere capovolto nel bossolo al momento della ricarica, perché poi questo orientamento non lo riesco più a verificare in questo tubo, che è un tubo, diciamo così, d'alluminio non permeabile alla vista se non per Superman. Cosa succede? Allora, io inizialmente, per ovviare a questo problema, ho fatto un intervento molto semplice. Ho tagliato di netto il pesca inneschi, lasciando la parte di Teflon al suo interno. Di fatto ha aiutato, ma non ha risolto, perché comunque ci sono dei materiali che non hanno perfettamente le pareti completamente lisce, e c'è sempre un piccolo gradino che, quando faccio la pesca meccanica, problemi non me ne dà. In questa pesca a caduta, in questo riempimento a caduta, invece, qualche piccolo inconveniente lo può creare. In più c'è il problema che si sacrifica quello che è il raccoglie inneschi, che non è recuperabile. È un pochino, non era una cosa che mi faceva molto felice. Allora, innanzitutto, ho comprato dall'Armeria Regina, dal buon Francesco, che è fornitissimo di tutto ciò che concerne la ricarica, un set di tre tubetti che, vedete, oltre a quello originale, sono qui presenti. E, avendo sacrificato già il primo piglia inneschi, mi scocciava alquanto dover tagliarli tutti, anche perché poi il risultato non era ottimale. Idea delle idee, ho pensato di intervenire sostanzialmente su un solo tubo, per utilizzarlo come alimentatore del mio metti inneschi elettronico e refiller degli altri tubi che riesco a mantenere assolutamente originale. Questo ha un duplice vantaggio. Perché? Perché se io taglio di netto quello che è il pesca inneschi, se mi capita di ribaltare per errore o mi cade un tubo carico, disperdo assolutamente tutti gli inneschi al suo interno. Se invece ho ancora questo piccolo accessorio, all'interno rimangono, perché non permette di farli uscire. Chi li utilizza questi piccoli aggeggi sa come funzionano. Quando vado con la pressione si dilata, perché è un materiale elastico, però a riposo racchiude le sue pareti e contiene come un tappo gli inneschi all'interno. Così facendo, io riuscirò a avere tanti tubi pieni senza il problema che si possano ribaltare e svuotare. E non solo, avrò tanti dubbi che rimangono perfettamente integri. Intervenendo solo su uno, cosa fare? È molto semplice: basterà tagliare la prima parte fino al livello dello scalino, dopodiché lucidarlo perfettamente in modo che offra il minimo della resistenza al passaggio del flusso degli inneschi cadenti. Trattandosi di un tubicino in alluminio, posso usare tranquillamente un tagliatubi, che per questo tipo di lavori è sufficientemente rapido e offre anche un taglio molto preciso. Vediamo adesso come funziona questo piccolo accessorio. Cosa facciamo? Intanto apriamo la nostra confezione di inneschi. Ovviamente, come
come capita quasi su tutte le marche, li troveremo tutti orientati. Siccome questo è il verso su cui devono andare sul piatto, se li rigirassi direttamente così come li trovo sul piatto, li troverei tutti capovolti. E è vero che con qualche colpetto si mettono nel verso giusto, ma diventa un po' lunga. Ecco, bella che ci viene a dare una mano. Allora cosa faccio? Metto i miei inneschi sopra il coperchio, in modo che poi me li ritrovi tutti nel verso corretto quando ci appoggerò sopra la nostra macchinetta. Vedete, ce n'è uno al contrario, dando qualche colpettino per via del disegno di queste righine e per la conformazione dei nostri inneschi. Dopo qualche istante saranno tutti messi assolutamente nel verso giusto. A questo punto chiudo, ma non basta, perché se lo lascio morbido, quando incomincerò a far vibrare il tappetino, qualcuno si potrebbe continuare a girare su se stesso. Quindi bisogna schiacciare un pochino quello che è il coperchio, e questo è già un primo trucco, tenere il coperchio schiacciato. Andiamo a inserire il nostro tubetto modificato nella sua postazione, e qui arriva l'altro trucchetto: non bisogna buttare per gravità tutti gli inneschi in direzione del nostro tubicino, ma farli cadere dal lato opposto e facendoli arrivare uno per volta in direzione del foro d'uscita. In pochi secondi l'operazione, che di solito ci fa perdere qualche minuto, viene svolta in maniera molto molto comoda, egregia oserei dire. Cosa succede? A questo punto ho un tubo pieno e gli altri originali me li trovo da riempire. Non posso inserire da questo tubo agli altri direttamente per il verso consueto, perché dovrei fare le modifiche su tutti i tubi, altrimenti il gradino potrebbe creare problemi. Ma posso riempire dall'alimentazione verso l'uscita ognuno di questi tubi. Vediamo come fare. La soluzione è un pezzo di tubo di plastica, lo vado a inserire nel nostro tubo modificato d'alimentazione e poi nella parte finale del tubo vuoto da riempire, e mi ritroverò un tubo carico dove i miei inneschi sono contenuti senza poter cadere grazie a questa parte, dicevamo, che li acchiappa ma che li trattiene al loro interno, e potrò riempirmene 3-4 e tenere con un po' di attenzione pieno anche questo qui, che non ha il suo fermo alla fine, in massima comodità, per non interrompere le mie operazioni di ricarica, che potranno andare avanti per, nel mio caso, 500 colpi senza fermarsi mai, mettendo semplicemente 500 palle, 500 bossoli e tenendo i miei 4 tubi di scorta più uno carico sulla pressa. Ogni 100 colpi dovrò semplicemente svuotare, in men che non si dica, il tubo di riserva nel serbatoio principale e non interrompere più, finendo in pochi minuti tutte le munizioni che ho programmato di ricaricare. E veniamo all'ultimo trucchetto per far funzionare tutto al meglio, che è mantenere il piatto e anche il foro di caduta del nostro attrezzetto sempre molto puliti, per permettere ai nostri inneschi di scorrere senza il minimo attrito. Perfetto! Se anche questo video vi fosse piaciuto, come di consueto alla fine vi chiedo di gratificare il mio piccolo impegno cliccando il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per gratificare il mio lavoro con un sempre simpaticissimo like. Se pensiate che altri possano essere interessati a scoprire 4 trucchetti per far funzionare i loro alimentatori di inneschi che danno qualche problema, perché di serie come lo prendete e lo usate lo danno, condividete questo video su tutti i social. Infine, da oggi potete dare una mano al canale a presentarvi sempre queste piccole chicche, creando uno spazio di risorse, una biblioteca di piccole informazioni utili a chi ricarica e a chi spara,
sottoscrivendo l'abbonamento che al costo di poco più di un caffè al mese mi darà l'occasione e l'opportunità di essere qui davanti alla telecamera a svelarvi tutte le piccole novità news che riesco a scovare. Se invece fosse solo la prima volta che siete qui, non vi dimenticate però di iscrivervi, perché l'iscrizione quella è assolutamente gratuita. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sopra il mio faccione con la maschera antigas e attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendo nessuno. Anche per questa volta è tutto, appuntamento come sempre alla prossima.